Roberto Fagnano, 56 anni, ex direttore generale dell'ASL di Teramo, è deceduto questa mattina alle 10 all'ospedale di Teramo. Il prossimo, il nuovo ospedale teramano, porterà il suo nome. Commozione, sgomento tra colleghi e amici. Sono tutti in lacrime davanti alla sala dell'emodinamica del Mazzini, dove giace Roberto Fagnano. Non ce l'ha fatta a superare un infarto massivo dovuto all'ostruzione coronarica. La sua famiglia sta arrivando da Campobasso, dove lui risiedeva stabilmente. Nonostante fosse stato nominato direttore generale dell'Agenzia Regionale della Sanità, a Teramo veniva spesso, conservava un appartamento a Piazza Sant'Anna, nel centro storico, dove si trovava questa mattina, quando ha avuto un malore. Intorno alle 8:30 è passato a prenderlo un amico con il quale doveva recarsi ad un incontro. Gli ha aperto la porta dicendogli che stava male. In pochi minuti tutto è precipitato, è arrivata l'ambulanza e i rianimatori hanno tentato l'impossibile. Rianimazione che è proseguita per oltre 2 ore all'unità di emodinamica del nosocomio teramano. Tutto inutile. Bisogna fare un encomio ai soccorsi della teramana, un soccorso ineccepibile. Hanno tentato per più di 2 ore di rianimarlo in tutti i modi, però tecnicamente, dopo lo spiegherà il dottor Napoletano, il direttore generale Roberto Fagnano non ce l'ha fatta e purtroppo devo dire che è deceduto. Ecco. In realtà i soccorsi sono arrivati subito, però purtroppo si è avuto un'occlusione della coronaria di destra che ha portato un infarto con sicuramente conseguenze elettriche, cioè la fibrillazione ventricolare, perché quando sono arrivati i soccorsi del 118 purtroppo era già in midriasi, è un segno purtroppo che il cervello ha subito dei danni enormi. Poi è stato portato, rianimato sul posto dal 118, è portato qui in emodinamica e poi si è continuata la rianimazione per un'ora e un quarto almeno qui sotto. Rianimato, massaggiato per un'ora e un quarto, un'ora e mezza, no, tempi un po' precisi stanno scritti sotto sulla diaria, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. A Teramo si sono precipitati anche gli assessori regionali, Verri e Fioretti, per il Consiglio regionale in programma per oggi. È stato chiesto un rinvio. In questo mese e mezzo, 2 mesi, non so neanche io i giorni, già aveva dato un valido contributo, già eravamo in sintonia per quella che era una riorganizzazione della sanità della nostra regione. Un uomo con una esperienza, con una capacità gestionale e aggiungo anche con un comportamento empatico, familiare. Trattenere le lacrime è difficile per tutti, anche il sindaco di Teramo, Gian Guido D'Alberto, nel riconoscere l'impegno profuso da Fagnano per la città, ipotizza il lutto cittadino. Parole di cordoglio anche da parte del presidente della provincia di Teramo, Diego Di Bonaventura, che ricorda la lucidità e la visione professionale dell'ex direttore generale dell'ASL. Anche il governatore Marco Marsiglio piange un valido professionista dalle grandi qualità umane. Il suo sogno era realizzare il nuovo ospedale di Teramo, ricorda piangendo l'attuale direttore generale di Giosia. I finanziamenti li aveva ottenuti con grandi sacrifici. E subito si concretizza la possibilità che il futuro nosocomio cittadino possa portare il suo nome.